Ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Federico da Italia Roma, direi, allora, perché è cambiato da poco. Perfetto. Ci chiamiamo in un'altra maniera. Federmoda Italia. Federmoda Italia, ma Roma, perfetto. Ovviamente, di commercio. Certo. Allora, quindi è cambiato il nome, ma non è cambiata però ovviamente l'ambito e la categoria di riferimento, vero? Assolutamente no, assolutamente no. Allora, Presidente, sì, ci dica. No, come dicevate voi, infatti, oltre il problema quello economico, adesso ci si mette anche quello temporale, quindi del temporale vero. Eh sì, infatti il settore, anche quell'abbigliamento, è stato colpito enormemente da questo maltempo. Fra l'altro abbiamo letto anche la sua idea, no? Per quanto riguarda questa situazione, via le 6 settimane di vendite di fine stagione e fare i saldi veri 2 mesi all'anno, magari a febbraio e ad agosto. Lei ritiene che così in qualche modo si può fare qualcosa di concreto per sollevare il settore? Ma il vero, diciamo, più che altro da individuare il vero problema è uno, cioè il fatto dei saldi. Ovviamente i saldi è una data che va decisa e uniformata per tutta l'Italia, perché dopo sennò si creano delle disparità fra una regione e l'altra. Quindi individuare, magari io appunto così, individuando quelle due mesi che di fatto sarebbero poi quelli terminali del ormai non esistono più le 4 stagioni, ma bensì stagione invernale e estiva, in mesi veri di saldo, creando eventi, creando proprio... Come se fosse appunto un evento, anche, insomma, le dice, come se fosse un evento. Sì, di fatto questo, perché ovviamente non ne beneficia solo l'abbigliamento, che in gran parte ovviamente è quello che fa ovviamente di più, ma sicuramente anche tutte le altre attività correlate, perché comunque in quei periodi si vede un gran via vai nelle varie vie commerciali appunto, e quindi anche in altre attività. Presidente De Toma, questa idea parte anche per un'abitudine ormai consolidata, mi corregga se sbaglio, dei romani, ma io credo che sia proprio un'abitudine atavica, diciamo così, di non muoversi per tempo, ovvero di acquistare i capi invernali quando ancora l'inverno non è arrivato e quelli estivi quando ancora fa freddo. Sostanzialmente il fatto che voi dite che con queste temperature non si vendano più capi estivi, in questo momento non si vendano, è perché le persone aspettano che arrivi il caldo per comprare i vestiti adatti a quel clima, vero? Il problema è di fatto è che innanzitutto diciamo anche che attualmente per normativa vigente noi abbiamo comunque una regione dove per 10 mesi l'anno può, tramite vendite promozionali e saldi, di fatto da fare delle offerte. Quindi realmente i 2 mesi che invece sono esenti, immuni, che non si può attuare nessun tipo di politica di sconti vari, è i mesi di dicembre e i mesi di giugno adesso attuale. Ora il problema è proprio quello che probabilmente l'inizio di gennaio e quindi l'inizio di luglio possono essere due date che indicativamente in quello invernale, che ne fa ovviamente quello più importante come periodo di saldo, a gennaio ancora si sta quasi, non dico col cappotto, quindi il problema è proprio ciò. Individuare, ma ovviamente insieme a tutto quello che è in le altre regioni e quindi il governo proprio a livello nazionale, una data unica che così si faccia finalmente quello che andiamo dicendo, un movimento adatto al periodo dei saldi, perché per i commercianti di fatto rimane sempre comunque un periodo di grande vendita e soprattutto io non dico di salvare la stagione, perché non si tratta di salvare, si tratta più che altro di abituare le vendite, armonizzarle in base alle varie opportunità che ognuno di noi può nel proprio portafoglio. Certo. Beh, questo però, ripeto, credo sia un aspetto importante, che però sul quale probabilmente ci deve essere anche un intervento di chi di dovere, cioè la vostra proposta ovviamente poi deve trovare riscontro a livello regionale, se non sbaglio, vero? Soprattutto regionale. Su questo, certo. Noi stiamo aspettando di fatto una legge sul commercio che ne sentiamo parlare, ma almeno nel caso mio specifico io non ho modo di poter collocare con nessuno. Auspico che la regione ormai dovrebbe essersi insediata e pronta a fare quello che dovrebbe fare, quindi regolamentare tutto, sarà quello appunto di fare un confronto vero con l'assessore Fabiani per decidere qual è il meglio, il futuro del commercio non solo attuale ma nei prossimi 10-20 anni.
Beh, questo noi ci auguriamo appunto che la nuova legge sul commercio a livello regionale insomma si possa avere e che soprattutto si possano avere nuove regole sui saldi. Crede però insomma che questo momento contingente appunto relativo al maltempo sia il momento peggiore, diciamo così, e che appena arriverà un po' di sole le vendite, pur calando rispetto diciamo allo storico, torneranno ad esserci? Guardi, mi piacerebbe avere la palla di vetro per dare delle risposte a tutti quanti, perché ovviamente incontro colleghi che su questo ormai ogni giorno guardiamo più che altro, certo, le questioni del tempo. Quindi onestamente io sì, certo, penso che appena si stabilizzerà il tempo permetterà ovviamente un po' tutti di guardarsi nell'armadio e quindi fare le spese necessarie a quelle che ognuno di noi appunto necessita. Sicuramente questo è un momento difficile, è un momento che non dipende solo dalla temperatura o dal sole, ma anche dal potere economico che viene meno. Io credo che è difficile adesso imputare a un commerciante quello che intende fare della propria attività, se non la salvaguardia stessa dell'attività e dei ovviamente i lavoratori dipendenti che ha. Quindi io veramente penso che sia il momento effettivamente di voltare pagina e di riscrivere delle regole insieme. Noi siamo a disposizione per far questo, perché rappresentiamo una categoria importante, forse più importante di Roma, e quindi proprio per questo auspico all'assessore, che comunque è riferimento nostro, per poterlo effettivamente attuare, anche se dobbiamo, e lo dico a tutti, confrontarci con il sistema europeo, che è, certo, quello con cui dobbiamo necessariamente poi a sua volta far sì che le regole vengano fatte. Certo. Presidente, noi la ringraziamo. Grazie ancora. Ci auguriamo buon lavoro e facciamo il tifo per il bel tempo. Anch'io, vi ringrazio tantissimo. Arrivederci. Grazie. Grazie a lei.